Dove adesso ci sono i fenicotteri, una volta c'erano squali, coccodrilli e tartarughe. Lo racconta un progetto di divulgazione scientifica, storie di fossili a Cagliari e nell'area urbana, curato dall'Ateneo del capoluogo sardo, i cui risultati sono stati presentati oggi alla Cittadella dei Musei. C'era tutta una itofauna totalmente diversa da quella che noi oggi vediamo, ma noi dobbiamo immaginare però questa terra che si solleva e si riemerge, producendo sedimentazioni sulle quali poi vengono imprigionati i corpi e rimangono i calchi di pietra, possiamo dire così, di questi antichi esseri. I fossili degli animali che popolavano le coste e gli acquitrini del sud della Sardegna si possono ammirare nel Museo di Geologia e Paleontologia Lovvisato dell'Università, ma anche passeggiando nelle vie di Cagliari. Questi che noi abbiamo qui sono fossili che si possono collocare tra i 20 e i 7 milioni, ma le datazioni tendono sempre più ad allungarsi, ad andare sempre nel tempo più profondo, ma altri parziali oggetti possono appartenere a 50 milioni, 100 milioni di anni fa. L'obiettivo del progetto è quello di diffondere la cultura delle scienze anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Fondamentale è il coinvolgimento degli studenti, come quelli dell'IT di Tortolì, che hanno creato un'app per smartphone, e quelli del liceo Euclide di Cagliari.